Un saluto a tutti. Oggi andiamo nel secondo video della miniserie dedicata alla scelta della macchina fotografica. Io darò delle indicazioni su quale può essere la migliore o quale può essere meno adatta per le aspettative del fotografo. È anche vero però che più che dare consigli, illustro quali sono le differenze relativamente a una scelta di una macchina fotografica analogica in modo che ognuno potrà fare le sue valutazioni. Sicuramente una delle distinzioni fondamentali, ma ne faremo delle altre, nella scelta di una macchina fotografica è il sistema di visione dell'immagine ripresa. Noi possiamo avere due sistemi di visione, quello attraverso il mirino, come è questa qua, e quella invece in cui l'immagine che vediamo è quella che è ripresa dall'obiettivo, come accade in questo caso qua. Tutti e due i sistemi hanno vantaggi e svantaggi, in verità. Anche se io ne preferisco uno in particolare, però poi la scelta è sempre personale, io vi dirò insomma quali sono le caratteristiche, per me qual è la migliore, poi ognuno sceglie come gli pare, secondo le sue esigenze. Incominciamo con le macchine fotografiche a mirino. Noi pensiamo che siano solo quelle 30, da 35 mm, invece no, possono essere anche in diversi formati. Questa per esempio è una medio formato, una 6x6 per essere precisi. E vedete che la visione dell'immagine, questa è una macchina molto semplice, avviene attraverso il mirino e non attraverso l'obiettivo. Quali sono i vantaggi e i svantaggi di questo sistema? Beh, vantaggi non è che ce ne siano tantissimi, in realtà. Lo svantaggio più grande di questo modo di vedere l'immagine inquadrata attraverso il mirino consiste nel fatto che quello che vede il mirino non è proprio esattamente identico a quello che vede l'obiettivo, perché c'è una distanza fra questo e questo, evidentemente. Questa distanza fra quello che vede l'obiettivo e quello che vede il mirino non ha molta importanza quando il soggetto è abbastanza lontano, possiamo dire anche fino a 2 metri più o meno, ma quando il soggetto è ancora più vicino, allora si verifica una differenza fra quello che vede il mirino e quello che vede l'obiettivo, perché non stanno sullo stesso piano. E questa differenza si chiama errore di parallasse. Con l'errore di parallasse, per i soggetti più vicini non inquadriamo esattamente quello che inquadra l'obiettivo. Poi bisogna anche vedere dove è posto questo mirino, a volte sta qua, a volte sta qua, a volte addirittura sta qua e così via. E quindi il problema dell'errore di parallasse c'è. A dir il vero, ci sono macchine fotografiche più sofisticate che permettono anche di correggere l'errore di parallasse. Sostanzialmente tutto il sistema di visione comincia a scendere a mano che la messa a fuoco, diciamo, si avvicina, il che va bene. Però non sempre, perché poi se il soggetto è veramente vicino, per esempio per fare la macrofotografia, queste macchine fotografiche col mirino sono assolutamente idonee, ci sono sistemi che permettono di correggere, ma sinceramente sono talmente complicati che non è sicuramente la situazione migliore avere una macchina col mirino e che l'immagine non è la stessa che quella ripresa dall'obiettivo. Qual è il vantaggio? Beh, il vantaggio normalmente sta nel fatto che qua si possono applicare dei filtri, pure quelli per la pellicola infrarosso, e voi l'immagine l'avete sempre dal mirino, quindi non si oscura la visione nel momento in cui ci applicate dei filtri. Poi normalmente queste macchine hanno l'otturatore centrale, quindi sono poco rumorose, soprattutto non c'è il ribaltamento dello specchio che c'è normalmente nelle reflex e quindi sono particolarmente indicate dove la fotocamera non deve fare rumore. Per esempio, la classica situazione a teatro dove tutti stanno zitti a sentire la musica o gli attori che fanno la loro parte. Sentire quel plac della macchina fotografica a specchio reflex al ritorno pure istantaneo, casomai, certo non è la cosa migliore, però se a teatro non ci andate o ci andate molto raramente, beh, insomma, il vantaggio sostanzialmente finisce là. Quindi il mirino più svantaggi che vantaggi in verità. D'altro canto, le macchine spesso più economiche si avvalgono del mirino. C'è poi un altro problema relativamente al mirino, come vedete qua. Poiché l'immagine non è quella ripresa dall'obiettivo, la messa a fuoco normalmente, come in questo caso qua, è a stima. Quindi
Qua sono indicati i metri per mettere il soggetto a fuoco, ma nel mirino non cambia niente sostanzialmente. Quindi non avete un'esatta percezione della messa a fuoco dell'obiettivo. E questo sicuramente è un problema perché la messa a fuoco avviene, come vi ho detto, a stima e quindi gli errori, ci possono essere in questo caso qua. Quindi c'è quest'ulteriore problema. A dire il vero, il problema della messa a fuoco con le macchine a mirino si può correggere in due modi. Il primo modo è quello del telemetro, il secondo modo è quello dell'autofocus, come capita in questa macchina che c'è qua. Col telemetro abbiamo uno specchio, un prisma sostanzialmente. Nel mirino vedete l'immagine sdoppiata quando il soggetto non è a fuoco, e se il telemetro è collegato alla rotazione dell'obiettivo, come accade in questo caso qua, beh, se il telemetro è collegato alla rotazione dell'obiettivo, tanto il soggetto sarà a fuoco nel mirino col telemetro, quanto sarà a fuoco con l'obiettivo, se ovviamente tutto è tarato alla perfezione. Quindi, grazie al telemetro, potete mettere a fuoco. C'è un problema però relativamente al telemetro, un problema che, visto che i manuali, i testi non ne parlano, però che io personalmente ho riscontrato in tanti casi concreti. Molte persone hanno una concreta difficoltà a mettere a fuoco col telemetro, anche quando il telemetro è luminoso e contrastato, cioè non riescono a vedere quando la doppia immagine che indica che il soggetto non sia a fuoco diviene effettivamente una sola. Quindi c'è questo problema del telemetro, non è una panacea che risolve tutti i mali. Poi c'è un'altra cosa da dire relativamente al telemetro. Per i soggetti verticali, al limite pure orizzontali, il telemetro funziona alla grande, si potrebbe dire. Ma quando parliamo per esempio di rami degli alberi, pensate ai rami degli alberi in inverno, allora là è complicato andare a vedere se il soggetto è a fuoco o non è a fuoco. Insomma, poi c'è anche la qualità del telemetro che influisce, se non è molto contrastato perché è vecchio. Insomma, il telemetro, sì, sicuramente è molto meglio avere il telemetro che avere un mirino semplice come questo. Ma certo non risolve tutti i problemi il telemetro, anche se io lo uso normalmente, ma molti altri veramente hanno difficoltà a mettere a fuoco il telemetro. E allora c'è un'altra possibilità: usare una macchina col mirino, come questa, più moderna, evidentemente, ma che ha la messa a fuoco automatica all'autofocus. Indubbiamente con l'autofocus abbiamo il mirino, non abbiamo il telemetro e tutto apparentemente si risolve. Ma si risolve veramente tutto o ci sono dei problemi pure per la messa a fuoco automatica? Guardate, quasi tutte le macchine con messa a fuoco automatica con mirino, come questa, se non tutte, in realtà non vi indica, sì, vi indicano se il soggetto è a fuoco, se accende un pallino verde che vi dice il soggetto è a fuoco, però non vi fa vedere che cosa realmente ha messo a fuoco la macchina. Cioè, mi è capitato più di una volta che io, premendo il pulsante di scatto a metà corsa e illuminandosi il pallino verde, il LED verde che sta all'interno del mirino, che mi indica che il soggetto è a fuoco, ma in realtà la macchina aveva messo a fuoco un'altra parte. E già, perché l'autofocus non è che risolve tutti i casi possibili e immaginabili, perché certi soggetti ha difficoltà a metterli a fuoco. Però magari voi pensate di averli messi a fuoco perché nel mirino si accende il LED verde che vi dice che il soggetto è a fuoco, poi andate a vedere la fotografia e scoprite che è a fuoco. Non è. In conclusione, le macchine fotografiche a mirino, magari con l'ausilio del telemetro, sono indubbiamente consigliabili, magari spesso si vuole viaggiare leggero, o sono macchine economiche e quindi non hanno sistemi molto sofisticati e quindi ci si può accontentare del mirino, oppure hanno il telemetro, ma quello bisogna usarlo con una certa attenzione. Insomma, il mirino, per quanto può essere sofisticato, per quanto può avere l'autofocus, per quanto può avere il telemetro, non vi darà mai la visione di quello che vede l'obiettivo. E quindi si può passare alla seconda categoria di macchine fotografiche, dove invece l'immagine che vedete è quella dell'obiettivo e secondo me è sicuramente preferibile, anche se esigenze, per esempio, di leggerezza possono spingere a prendere una macchina come questa, che magari c'è il telemetro incorporato perché ci stanno come la X-A, oppure l'autofocus. Allora, fra un attimo
parliamo dell'altro modo di vedere l'immagine inquadrata dall'obiettivo, e cioè quella ripresa direttamente dall'obiettivo stesso. E qua entreranno in ballo i libri che stanno qua, compreso il mio ovviamente, ma qua sono libri sulla storia della fotografia e scoprirete perché li ho tirati in mezzo. Ci vediamo fra un attimo. Questa piccola pausa è servita a prendermi un sorso di caffè e andare avanti con questa spiegazione. Vi ho parlato delle macchine a mirino e secondo me le macchine a mirino possono essere tranquillamente usate, intendiamoci, ma meglio avere macchine fotografiche che per la visione del campo inquadrato, quindi dell'immagine che poi sarà impressionata dalla fotografia, hanno un sistema di visione diretta attraverso l'obiettivo. E partiamo dal tipo, si potrebbe dire, più semplice sostanzialmente, come in questo caso qua. Qua che cosa c'è sostanzialmente? C'è l'obiettivo, c'è il meccanismo di questa foto, questa è una bellissima etui degli anni 20. E qui in realtà che cosa c'è? Che cosa c'è qui dietro? Beh, quello che c'è qui dietro è un vetro smerigliato. E questo vetro smerigliato serve a verificare la messa a fuoco della macchina fotografica. Vedete? Quindi, sostanzialmente, quando si usa una macchina del genere, si mette il vetro smerigliato al suo posto e poi si mette a fuoco con, in questo caso qua, con il soffietto. Si apre l'obiettivo alla massima apertura, e andando avanti e indietro con il soffietto tanto farete, tanto direte, fin quando l'immagine non vi apparirà a fuoco sul vetro smerigliato. Qual è il vantaggio di questo sistema? Beh, perché vedrete esattamente quello che vede l'obiettivo, non c'è nessun errore di parallasse, potete fare la macro, potete fare quello che vi pare, perché voi vedrete esattamente quello che vede l'obiettivo. Una volta che avete messo a fuoco, togliete il vetro smerigliato, mettete lo chassis, alzate il volet, chiudete il diaframma, no, in realtà non alzate ancora il volet, mettete lo chassis, chiudete il diaframma alla macchina fotografica, alzate il volet e scattate la fotografia. Quindi questo è un sistema a visione diretta della fotografia. Quello che vede l'obiettivo voi vedrete sul vetro smerigliato. Però questo sistema qua, che è ancora in uso soprattutto sulle macchine di grande formato, ha uno svantaggio, è lento. Alla fine è vero che questa macchina qua c'ha il vetro smerigliato, però c'è pure questo, vedete? Questo qua è il mirino, è il classico mirino, c'è anche il mirino sportivo. Perché usare sempre questo sistema è lento, poi c'è bisogno che ci sia una zona di buio attorno al vetro smerigliato, per le macchine di grande formato ci vuole un pannonino sostanzialmente, infatti queste macchine avevano pure il mirino, vedete? Proprio per agevolare la fotografia e la messa a fuoco veniva fatta a stima, come nella classica situazione del mirino. E quindi sì, qui non sbagliate la fotografia, però dovete avere tempo a disposizione e pazienza, anche per un soggetto, per una persona. Se volete fare una fotografia di una persona, un ritratto, dovete farla rimanere ferma fin quando non togliete il vetro smerigliato, mettete lo chassis, alzate il volet, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa è un po' complicata, cioè complicata, insomma, è lunga, sostanzialmente complicata, proprio no, complicata per niente. E allora, cosa si è fatto? Col tempo si sono fatte, esistevano anche di grande formato, di grandissimo formato, ma noi ci soffermiamo per adesso sul 35 mm, si è fatta una cosa e si è detto, ma perché non facciamo una cosa? Noi inseriamo uno specchio nella macchina fotografica, come in questo caso qua. Qui c'è uno specchio. Che fa questo specchio? Questa è una Hexa 1B. Questo specchio sostanzialmente rimanda l'immagine che è ripresa dall'obiettivo in modo che vada a finire a un'altra parte. E dove va a finire questa immagine dall'altra parte? Va a finire su un vetro smerigliato e sarà poi semplice
vedere l'immagine ripresa dall'obiettivo su vetro smerigliato, senza fare tutte quelle operazioni che abbiamo visto prima. Ed è sicuramente un grande vantaggio rispetto al sistema che vi ho fatto vedere. Non trovate? Io trovo proprio di sì. Quindi questo sistema è sicuramente migliore di quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Bene, tuttavia i problemi non sono completamente risolti. Perché vedete, con questo sistema qua che vi sto facendo vedere io, che questo è il pozzetto, e anche con quello che avete visto prima, ci sono dei problemi. Il problema, quando riprendete con un sistema come questo, è che l'immagine vi appare sul vetro smerigliato, ma così compresa esattamente come la vede l'obiettivo, cioè capovolta e con i lati invertiti. Qui c'è un vantaggio in realtà, perché c'è uno specchio, e lo specchio cosa fa? Raddrizza l'immagine, nel senso la fa vedere dritta, non capovolta, ma quando la vedete in questo mirino, la vedete comunque con i lati invertiti. Questo sistema qua è comunque reflex rispetto a quello, perché qui c'è uno specchio che rimanda l'immagine, ma comunque lo specchio fa in modo che l'immagine non è più capovolta come la vede l'obiettivo. Ma nel mirino la vedete con i lati invertiti. Non è un grosso problema, intendiamoci, però crea sempre un po' di disorientamento. Allora, se non sbaglio, i primi che hanno usato questo sistema reflex su una macchina fotografica come questa è stata la Exacta, che fu la prima reflex, nel senso in cui sto dicendo, in assoluto, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliare. E quindi i tedeschi giustamente vanno fieri di questa cosa. Guardate che i primi, perlomeno su 35 mm, siamo stati noi. Però qui entrano in ballo i libroni e i libricini, perché veramente le cose stanno così. Cioè, chi è che per primo ha ideato questo sistema di fotocamera, di sistema di visione che vede l'immagine attraverso l'obiettivo e attraverso uno specchio? Beh, qua entrano in ballo i libri e quindi fra un attimo illustrerò questi in realtà dov'è che hanno preso l'idea di fare un apparecchio di questo tipo. Allora, qua abbiamo due bellissimi libri sulla storia della fotografia. Questo qua, che vedete, questi libri sono belli, hanno un solo svantaggio, che sono troppo grandi da leggersi tranquillamente. Cioè, uno deve avere un leggio per leggere un libro del genere. Ovviamente sono belli, ma così. E questo qua, che secondo me è il miglior libro sulla storia della fotografia mai scritto, che ha indubbiamente il grande vantaggio di essere facilmente leggibile, perché è un libro, insomma, di dimensioni normali. Questi due libri che parlano della storia della fotografia, in realtà, aprono una parentesi, tutta la storia della fotografia non può stare in un libro del genere, ce ne vogliono 10 come questi, e una vera opera sulla storia della fotografia, che ci siano per esempio 10 volumi come minimo sulla storia della fotografia, purtroppo non è stata mai scritta. Io ho tanti libri sulla storia della fotografia, ma prendo una notizia da un pezzo dall'uno, un pezzo dall'altro, un pezzo dall'altro. Bene, cosa dicono questi due libri, la storia della fotografia, parlando dell'inizio della storia della fotografia? Beh, la fotocamera come la conosciamo oggi, e in fondo riguarda anche la fotocamera digitale, soprattutto con le reflex, nasce da un oggetto che in realtà esisteva da molti secoli. E questo oggetto che esisteva da molti secoli è la camera oscura o obscura, perché viene dal latino sostanzialmente, da non confondere con la camera oscura che alcuni come me usano per sviluppare le fotografie con ingranditure. E la camera oscura ha una particolarità. E qual è la particolarità che ha la camera oscura? Beh, vedete. Il punto è questo. Faccio vedere questa illustrazione di questo bel libro sulla storia della fotografia. Vedete, immaginate di stare in una stanza e di avere una persiana. Ora, immaginate di abbassare tutta questa persiana fino a terra, sostanzialmente, cioè fino al davanzale, e in modo che la stanza rimanga buia. E immaginate pure che in realtà in questa persiana c'è un forellino abbastanza piccolo. E dall'altro lato del forellino c'è un muro bianco o un foglio di carta bianca. Beh,
Beh, non ci crederete, ma vedrete formarsi sul foglio di carta bianca o sul muro bianco l'immagine di quello che è fuori dalla persiana. È proprio così. E questa qua, sostanzialmente, è la camera oscura. Ora, questa, ovviamente l'immagine non la vedete proprio esattamente come appare nella realtà, la vedete come se ci fosse un obiettivo, cioè capovolta con i lati invertiti. Ora, questo sistema della camera oscura era molto usato dai pittori, perché i pittori che facevano, dovendo riprendere un'immagine, pensate per esempio al Canaletto, dove che faceva quelle bellissime vedute di Venezia, beh, usavano molto la camera oscura perché l'immagine era proiettata sulla parete, sul foglio di carta bianca. Qua vedete, qua c'è proprio il quadro sostanzialmente. Loro ricalcavano con la matita tutti i contorni dell'immagine, poi la rigiravano evidentemente e dipingevano. Quindi la camera oscura ha questo bellissimo effetto di riprodurre quello che c'è fuori, sostanzialmente. Era molto usata dai pittori, un grande ausilio per i pittori. Questa che vedete qua è sempre una camera scura, ma molto più perfezionata di quello che vi ho detto prima. Prima di tutto il fotellino è stato, prendo la matita didattica, eccola qua, è stato sostituito da un obiettivo che necessita in questo caso qua di messa a fuoco, cosa che non c'era qua. E qui, pensate un po', c'è lo specchio che abbiamo visto prima e qui c'è il vetro smerigliato. Quindi attraverso l'obiettivo il soggetto era rinviato sullo specchio e dallo specchio sul vetro smerigliato e appariva l'immagine. Qua vedete c'è pure questa tavoletta di legno che serve a schermare la luce. Che faceva il pittore sostanzialmente? Ricalcava con la matita quello che vedeva l'obiettivo e poi dipingeva, faceva il quadro, eccetera, eccetera. Questa è la camera oscura decisamente più perfezionata di questa qua, sia perché ha l'obiettivo e qua non c'è. Sì, è perché c'è lo specchio, quindi questa è la reflex, in altre parole. Insomma, il sistema di questo è il sistema di questo, né più né meno. Quindi l'intelligenza da parte dell'exacta fu di riprendere questo sistema per una macchina da 35 mm, come vedete. Quindi questi sistemi di visione che noi usiamo con le reflex, non con questa, perché questa non ha nessun tipo di specchio, derivano direttamente dalla camera oscura o obscura. Benissimo, ma adesso necessariamente bisogna dire una cosa molto importante. Ma chi ha ideato questo sistema della camera oscura e poi ci ha pensato anche di metterci un obiettivo davanti? Poi non so sinceramente chi ha pensato di metterci anche uno specchio, perché questa notizia non l'ho trovata. Beh, possiamo vedere questa notizia sempre su questo libro, che ci dice, ovviamente, parlando della storia della fotografia, ci dice ovviamente della camera oscura, perché sia il sistema di visione, ma soprattutto il sistema di ripresa si avvale di questo principio. E dice l'autore: troviamo la prima descrizione della camera oscura quale mezzo per aiutare il disegnatore nell'opera in Magia Naturalis Librequator di Giovanni Battista della Porta, 1553. 15 anni più tardi, Daniele Barbaro, insegnante all'Università di Padova e autore di un trattato sulla prospettiva, dimostrò che si poteva ottenere un'immagine più brillante sostituendo una lente a foro. Quindi la camera oscura è stata descritta per la prima volta da Giovan Battista della Porta. E Daniele Barbaro disse: meglio ancora che al posto del forellino ci metti una lente. Pensate alla lente all'obiettivo, in questo caso qua che ci riguarda. Ora, questo libro qua dà questa notizia abbastanza scarna, in verità. Come vi ho detto, le notizie vengono prese un poco di qua, un poco di là. Questo invece dice qualcosa in più. E vediamo cosa dice relativamente alla invenzione della camera oscura. Qua vedete, fa vedere una camera oscura proprio grandissima, dove il pittore sta dentro la camera oscura fatta apposta. E allora vediamo un po' che cosa dice questo bel librone, che sarebbe ancora più bello se fosse più piccolo. Allora, la prospettiva, eccetera, eccetera, e parla che il primo in realtà a parlare della camera oscura fu Leonardo da Vinci, che ha fatto praticamente tutto. Secondo me ha fatto pure la macchina fotografica, però digitale, ma ancora non l'hanno scoperto. Troveranno qualche scritto per Leonardo con la macchina fotografica digitale in mano.
Allora, dice l'importanza che Vittorio del Rinascimento attribuì a una prospettiva centrale, detta grande, impulsa la camera obscura, dice qua, come sussidio per il disegno. Leonardo ne fece spesso menzione nel Codex Atlanticus, confrontando il principio ottico con quello dell'occhio. Nel suo trattato della pittura, egli scrisse massimamente lodevole quel dipinto che ha la maggiore conformità a ciò che intende imitare. Quindi il primo a parlare della camera oscura, a rendersi conto di questo sistema, è stato Leonardo da Vinci. Già, è stato Leonardo da Vinci, però c'è un fatto da considerare, che questi scritti di Leonardo da Vinci non risalgono al 1400, cioè risalgono al 1400, ma il Codex Atlanticus è stato scoperto, i libri di Leonardo sono nel 1797, è quasi 400 anni dopo. Quindi sì, Leonardo ha fatto tanto, ma le cose sono sapute molto molto più tardi. E infatti prosegue il libro. Non conoscendo gli scritti di Leonardo, perché in realtà nessuno li conosceva, che furono pubblicati solo nel 1797, lo scienziato napoletano Giovanni Battista della Porta, nella sua opera Magiae Naturalis Libriquator, 1558, manco con le date, se trovano veramente, suggerì l'uso della camera obscura come aiuto nel disegno. Se non sapete dipingere con questo strumento, potete disegnare il contorno dell'immagine con una matita, poi vi restano solo da stendere i colori. Questo risultato si ottiene riflettendo l'immagine verso il basso su un tavolo da disegno coperto da un foglio di carta. Per una persona dotata di talento è un'operazione molto facile. Poi, dalla seconda edizione di Magiae Naturalis, ampliò ancora il concetto, il ritratto, eccetera, eccetera. Dovete sapere che Giovanni Battista della Porta ebbe dei problemi con questa situazione, perché lui fece delle dimostrazioni costruendo addirittura una grande macchina fotografica dove si poteva entrare dentro e far vedere che accadeva anche mettendo a fuoco, mise anche una lente in questo caso qua. Ma non gli andò tanto bene, perché quando le persone videro questa specie di stregoneria, pensarono che lui fosse uno stregone in realtà. Quindi andò a finire nelle maglie dell'Inquisizione, ne è uscito evidentemente, però ha rischiato Giovan Battista della Porta. Bene, quindi Giovan Battista della Porta, per questo libro e per questo sulla storia della fotografia, è stato il primo perlomeno a descrivere questo procedimento e non conosceva gli scritti di Leonardo, nessuno li conosceva all'epoca. Prosegue. Bla bla bla. Il primo importante perfezionamento apportato alla camera obscura fu l'inserzione del foro di una lente biconfessa che formava un'immagine più chiara e luminosa. Questo perfezionamento si viene a Fabio Cardano, che aveva tradotto in italiano la perspettiva comunista di John Peckham, che era amico di Leonardo. Suo figlio Girolamo Cardano consiglia questo perfezionamento nell'Enciclopedia Scientifica del Subtilitate del 1550. In pratica della prospettiva 1568, un nobile veneziano d'aliere barbaro osserva che dotando la lente di diaframmi di varie dimensioni è possibile rendere ancora più nitida l'immagine. Poi, ancora, nella prospettiva di Euclide, Ignazio Danti, matematico e astronomo fiorentino, rende noto un ulteriore perfezionamento, l'impiego di uno specchio concavo per raddrizzare l'immagine che fino a quel momento appariva invertita. Bene, quindi abbiamo scoperto con tutte queste letture che, uno, le macchine fotografiche funzionano sul principio della camera oscura, due, che praticamente fu sostituito il foro stenopeico sostanzialmente con un obiettivo che rendeva l'immagine molto più chiara anche da disegnare. E poi che successivamente, ma non si sa bene quando e chi ha fatto questa innovazione, nacque sostanzialmente una camera oscura reflex con lo specchio, l'immagine che si formava sul vetro sdrigliato. E i tedeschi della Exacta la misero per primi, per quanto mi risulta, su una macchina fotografica da 35 mm. Infatti questa è un'Exa, quindi è parente sostanzialmente dell'Exacta. Bene. Fatta questa scorribanda storica sui sistemi di visione attraverso l'obiettivo, che chiaramente fanno riferimento alla camera oscura, torniamo a noi. Questo sistema ha un problema, come vi ho detto prima. Il problema sta nel fatto che l'immagine comunque si vede invertita, non capovolta, ma invertita. E allora, come si è risolto questo problema? Beh, si è risolto in una maniera abbastanza semplice, geniale, se vogliamo dire tutto sostanzialmente. Questa è una Nikon F e vedete è praticamente come la Hexa che vi ho fatto vedere prima, anche se l'obiettivo non c'è. Anche qui, se mettete l'obiettivo, se montate l'obiettivo sulla macchina fotografica e guardate quello che c'è nel mirino,
sul velo sbagliato, comunque sullo schermo sbagliato, avrete l'immagine dell'obiettivo, ma con i lati invertiti. Ma la cosa si risolve mettendoci sopra un pentaprisma, questo è quello bello della Nikon F, e quando poi vedrete, accostando l'occhio al mirino, che l'immagine non solo non è capovolta, ma i lati dell'immagine sono quelli giusti. Quindi attraverso questo perfezionamento del prisma, del pentaprisma, voi vedete l'immagine esattamente come la vede l'obiettivo, non proprio perché l'obiettivo l'immagine la fa capovolta con i lati invertiti, ma come vedete esattamente come la vede l'obiettivo. E quindi questa è la macchina fotografica reflex col pentaprisma, è sicuramente un passo avanti rispetto a questa qua, evidentemente. Certo, questa può avere dei vantaggi perché avete il mirino a pozzetto, evidentemente, quindi può essere vantaggioso una cosa di questo genere. Questa invece l'immagine la potete vedere solo accostando la fotocamera all'occhio, ma figuriamoci. Quindi la miglior macchina da usare, secondo me, mio parere personale, è una fotocamera reflex col pentaprisma, esattamente come è questa. Poi che sia fisso, smontabile, è una questione di esigenze personali, evidentemente. Chi è stata il primo produttore di macchine fotografiche ha proposto una macchina fotografica 35 mm reflex sul pentaprisma, è stato un italiano, l'avvocato Corsi, che ideò nel 48, se non sbaglio, la Rectaflex, che precedette forse quasi di un anno la Contax S, che aveva un sistema simile. Quindi è qualcosa che va attribuito all'Italia, anche se molti libri di storia della fotografia pare non si ricordano dell'avvocato Corsi, pare si chiamasse Telemaco Corsi. Vedete, parte sempre dal principio della camera oscura, come avete visto, con lo specchio, qua però è stato messo anche il pentaprisma. Questo è indubbiamente il sistema migliore. Avere quello che vede esattamente l'obiettivo significa poter fare macro fotografie. Montando le diverse focali si vedono le diverse prospettive che danno i diversi obiettivi, il 28, il 50, i diversi obiettivi, eccetera, eccetera. Quindi questo indubbiamente è il sistema migliore. Poi certo, la macchina fotografica può essere rumorosa, quindi magari a teatro non ve la portate, oppure la mettete bella con il materiale insonorizzante attorno in modo che non sente questo rumore. Ma se non andate a teatro, allora questa qua è la migliore in assoluto. Tuttavia, non è l'unica fotocamera reflex che è in circolazione, perché abbiamo un'altra categoria di fotocamere reflex, che sono le biottiche. Questa che vedete è un bellissimo esemplare di Rollercoad, cosiddetta Art Deco, perché c'è questo bel disegno stile anni 20, sostanzialmente. Questa qua ha l'obiettivo, vedete, che vi fa vedere la visione di quello che vede sostanzialmente l'obiettivo stesso. Qua all'interno c'è uno specchio a 45 gradi, esattamente come il disegno che vi ho fatto vedere prima, e il fotografo mette normalmente, come in questo caso qua, l'obiettivo è su una piastra, questo obiettivo che sta con quest'altro obiettivo, quindi la messa a fuoco è estremamente precisa. Quando mettete a fuoco con questo, mettete a fuoco anche con questo. Quindi sicuramente questa macchina fotografica è una macchina fotografica reflex, perché voi vedete attraverso l'obiettivo, attraverso uno specchio che sta qua dentro, posto a 45 gradi, e poi successivamente col vetro smerigliato vedete l'immagine. Tuttavia, queste macchine biottiche hanno un problema, ed è sostanzialmente lo stesso problema che hanno le macchine fotografiche con il mirino. Sì, questo è l'obiettivo attraverso cui vedete l'immagine, ma questo non è l'obiettivo da ripresa, ma è quello da visione. L'obiettivo da ripresa è questo qua. E quindi succede sostanzialmente che anche qui si verifica l'errore di parallasse per i soggetti più vicini, che il campo inquadrato da questo non è esattamente il campo inquadrato da questo, anche se sono molto vicini questi due obiettivi. Che per i soggetti più lontani è ininfluente, ma se quelli più vicini, 1,5 m così, incomincia a farsi sentire l'errore di parallasse. Macchine più sofisticate, come per esempio la Rolleiflex, hanno la correzione automatica della parallasse.
Nel senso che mano a mano che mettete a fuoco in maniera più vicino, questa parte qua si abbassa per compensare praticamente il rumore di parallasse, ma per la macrofotografia, sì, ci sono lenti correttive, insomma, è un po' un problema. Queste però hanno un vantaggio, queste qua hanno un vantaggio, queste biottiche. La macchina fotografica normale, reflex, se mettete un filtro davanti all'obiettivo, un filtro rosso molto scuro, vedete l'immagine scurirsi molto anche nell'obiettivo. Poi se fate una misurazione di tipo, per esempio se l'obiettivo non è molto luminoso, cioè l'apertura massima per esempio è 4,5, nel mirino vedete un'immagine ovviamente più scura, è ovvio questa cosa qua. Se dovete fare la fotografia all'infrarosso e mettete un filtro R72, per esempio, che è molto scuro, nel mirino sostanzialmente non vedete proprio niente. E questi sono problemi, indubbiamente, ma non con questa, evidentemente, perché voi il filtro rosso, con appositi anelli, adattatori, eccetera, il filtro all'infrarosso, oppure il fatto che l'obiettivo da ripresa non sia, da visione non sia così luminoso. Non me ne importa perché quello che vede è questo qua, è davanti, non ci va niente, magari anche più luminoso di questo obiettivo che sta sotto. Quindi le biottiche non sono l'ideale, tanto è vero, alla fine sono praticamente scomparse perché anche le macchine di medio formato hanno un obiettivo, sono monoculari sostanzialmente, non sono biottiche, però hanno anche il loro perché. Quindi concludendo, la scelta è fra macchine a mirino e macchine che vedono l'immagine attraverso l'obiettivo. La migliore in assoluto, secondo me, è la macchina che ha il prisma, che vi fa vedere l'immagine esattamente come la vede l'obiettivo, adattata all'occhio umano, però. Tuttavia, non sono da disprezzare quelle col pozzetto, possono essere utili, e quelle col pozzetto come questa, anche se qua volendo si potrebbe anche mettere, se c'è l'accessorio, un pentaprisma, ma le biottiche. Le biottiche hanno il vantaggio di farvi vedere comunque l'immagine con un obiettivo che ha la stessa focale dell'obiettivo da ripresa, ma di non essere influenzato da quello che ci mettete davanti all'obiettivo. Ovviamente poi dovete compensare l'esposizione. Bene, credo che in questo lungo video diviso in tre parti, se non sbaglio, vi ho detto tutto. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e vi saluto.